Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Questa puntatona parleremo con un esempio concreto quanto possa essere ragionevolmente facile, con poco impegno, alzare un piccolo museo del computer, ossia raccogliere una piccola collezione di retrocomputing che sia rappresentativa della storia dell'home computing. Attenzione, le macchine che citerò rappresentano solo la mia personale opinione. Voi ovviamente potrete organizzare la vostra potenziale collezione in altro modo. Questo video ha solo lo scopo di sottolineare quanto poco hardware di retrocomputing possa essere necessario da rintracciare per avere una collezione che, ancorché in poco spazio, rappresenti in modo corretto e rappresentativo la storia dell'home computing in Italia. Commodore 64, il biscottone con due joystick e un monitor CRT ed un registratore. Questa è, a mio avviso, la dotazione minima da raccogliere e collezionare per avere sotto mano il mito del computer più venduto al mondo. È ancora oggi ragionevolmente facile racimolare un Commodore 64 con le sue periferiche, ma dovrete mettere in conto la necessità di fare della piccola manutenzione hardware, perché i biscottoni potrebbero avere problemi alle tastiere, agli alimentatori e alla motherboard. Questa ragione, un ottimo sostituto, quindi un ottimo succedaneo, è il Commodore 64C. Più recente, facilmente rintracciabile e quindi hardware che avrà ancora tante ore di funzionamento prima di poter palesare eventuali problemi hardware. Io scantonerei tutti gli Apple II, sono macchine rare e costose che avranno tanti problemi. Meglio, a mio avviso, accedere a questa epopea con degli emulatori software. Se però non potete fare a meno di collezionare un Apple II, è meglio, a mio avviso, puntare su un Apple IIgs. Se ne trovano ancora su eBay, lo potete rintracciare negli Stati Uniti con delle schede di espansione della Apple Engineering, in modo da potenziare il vostro GS. L'Apple IIgs usa tastiera e mouse ADB, proprio come Macintosh. Dovete però rintracciare sia disk drive da 5.25 quanto da 3.5, perché i disk drive da 5.25 vi permetteranno di accedere all'emulazione del mondo Apple II Plus, Apple II e Apple IIc con il software che si trova su questi dischi da 5 pollici e un quarto, vecchissimi 5 pollici e un quarto. Già che ci siete, potete anche pensare di rintracciare un Image Writer 2 per allargare la vostra collezione, e quindi con un campione di un Apple IIgs che fu l'ultimo dei moicani della famiglia Apple II, quanto il più potente Apple II mai costruito da Apple. Amiga 500 con un monitor CRT 15 pollici ed una stampante Commodore MPS ad aghi e un secondo disk drive da 3.5 e un'espansione per portare l'Amiga 500 ai 2 mega massimi di memoria RAM. Questa è obiettivamente una cosa imprescindibile da disporre in una collezione di retrocomputing. In alternativa potete scegliere il succedaneo dell'Amiga 600, che de facto è identico ad un Amiga 500, perfettamente compatibile con Amiga 1000, Amiga 500 e con tutto il suo software, ma l'Amiga 600 ha la prerogativa di essere molto più recente, quindi probabilmente con meno problemi hardware e con tante ore di funzionamento ancora a suo vantaggio prima che spunti un qualche tipo di guasto hardware. IBM PS1 con 8286 per Windows 3.1, perché fu l'unico IBM desktop computer che fu espressamente pensato da IBM per la linea home computer. Il piccolo IBM PS1 rappresenta per la sua storia commerciale una mosca bianca in mezzo ad una miriade di macchine IBM nere pensate solo per il business computing. IBM PS1 è facile rintracciarlo ancora in internet, è ragionevolmente economico
il suo valore storico prospettico non è stato ancora percepito dal mercato. Inoltre hardware PC facili da sostituire in caso di guasto, mouse seriale, tastiera PS2 e disk drive da 1.44 a disk ATA slot ISA. Macintosh LC630, un'altra macchina da collezionare perché è l'ultimo dei moicani dell'epopea Macintosh con CPU della famiglia Motorola 68000. Inoltre ha già di suo il CD-ROM SCSI in dotazione a un hard disk ATA che eventualmente lo potrete sostituire con un disco usato che sia eventualmente meno vecchio e meno usurato. Potrete mettere sul Macintosh LC630 un coprocessore matematico oppure eventualmente sostituire facilmente il suo 68LC040 con un 68040 pieno, facendo un facile trapianto di cervello e trasformando il piccolo LC630 in un Quadra super pompato. Ovviamente monitor CRT Apple, una stampante inkjet Apple per completare la collezione, a cui potreste anche pensare di aggiungere uno zip SCSI da 250 MB. Macintosh G3 Beige, perché fu hardware di rottura tecnologica, aveva CPU RISC G3, fu l'ultimo ad avere disk drive, presa SCSI, presi ADB e presi audio e video. Aveva hard disk ATA e digeriva memorie PC100. In alternativa potete scegliere oppure aggiungere alla collezione anche un Mac G3 blu, perché è praticamente identico al Macintosh G3 beige, tranne per il fatto che fu il primo Macintosh ad avere la firewall e prese USB e gli fu tolto il G3 blu, sia il disk drive sia la presa SCSI che fu rimossa, quanto tutte le prese ADB Macintosh che furono tolte. I G3 Tower Blue hanno però hard disk ATA e digeriscono anche loro le memorie PC100. Un Mac G5, il meno costoso, ad esempio la penultima macchina, il Mac Tower G5 Dual Processor 2.5 GHz, che è ancora facile da reperire e economica da trovare nell'usato. Penultima macchina, praticamente, della famiglia G5, tra le più potenti in assoluto come Power PC, e obiettivamente penultima macchina dell'area Apple che montava un microprocessore RISC. Un Mac Mini Intel, motorizzato Intel, in quanto prima macchina Apple ad essere equipaggiata da una CPU Intel e non una CPU Motorola e non una CPU RISC. Inoltre il Mac Mini Intel fu anche il primo Macintosh ad essere il doppio core dentro l'unico chip monolitico General Purpose. Gli altri invece avevano praticamente doppi processori, escludendo il quad core da 2,6 GHz RISC. Poi un PowerBook G4, meglio se quello da 1.7 GHz, fu appunto l'ultimo portatile Apple motorizzato da una CPU RISC. Poi anche la linea notebook prese la CPU Intel, ma questo accadde solo dopo l'avvento del Mac Mini Intel. Poi recupererei da casa un bel vaso di vetro ad uso delle conserve, lo pulirei bene e lo riempirei di CPU. È facile trovare nel mercato dell'usato CPU Z80, 6502, 68000, 68020, 68030, 68040, numerosi CPU Cyrix, CPU AMD, K5, K6, K62 e quant'altro. Oltre agli Intel 80286, 80386, 80486, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, eccetera. In questo modo, invece di collezionare tantissimi computer, collezionerete CPU. I microprocessori sono più piccoli da riporre, danno tanti meno problemi, e i computer vecchi, che invece i computer vecchi possono diventare tossici e pericolosi per voi e per gli altri. Inoltre i vecchi computer necessitano di cure ed attenzioni e riparazioni, vogliono tanto spazio utile,
che devono essere riposti in luoghi sicuri, ben areati, al sicuro da acqua e da umidità e molto lontano dal freddo. Collezionando invece CPU, ossia microprocessori, che potrete riporre al sicuro dentro ad un vaso di vetro o più vasi di vetro a tenuta stagna, potrete compattare in modo molto dettagliato la lunga storia dell'evoluzione delle CPU per home computing, costruendo in modo alternativo, molto economico, molto pratico e con pochissimo spazio, avrete un campione molto rappresentativo della storia del home computing. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.